Ragazze, in questo video ve l'ho mostrato alcuni prodotti che ho acquistato scontati da Kiko, dato che adesso ci sono i saldi, ma soprattutto dei prodotti che ho acquistato nel negozio più grande che sapete che c'è a Milano. E io, siccome sono stata in viaggio 2 giorni a Milano e 3 a Brescia, mi sono recata in quel negozio per vedere appunto com'era il Kiko più grande, soprattutto perché sapevo che potevate anche farvi incidere delle frasi carine nei prodotti. Io ne ho acquistato uno, vi mostrerò a fine video cosa ho fatto incidere. E come sempre comunque trovate l'elenco dei prodotti con lo prezzo giù nell'info box, così potete vedere se magari trovate in giro questi prodotti, se acquistarli o no. E niente, iniziamo. Voglio iniziare con i prodotti che ho acquistato di questa collezione, che praticamente ho acquistato solo prodotti di questa collezione, che era la Fall 2.0. Era una collezione in cui avevo già acquistato da parecchi prodotti quando ero uscita, però ho acquistato, diciamo, gli altri prodotti che avevo puntato, che non avevo ancora preso. Questo è il blush brush, quindi è il pennello per il blush. E niente, io l'ho voluto prendere perché appunto non l'avevo preso, non ho preso quello piccolino perché avevo preso già quello quest'estate ed è praticamente identico, cambia solo la colorazione. Comunque è un pennello davvero molto carino, questo perché è molto elegante, così blu, qui avete il simbolo di Kiko, è così blu, è al manico in dorato e soprattutto è molto particolare la forma delle setole perché è ondulata, è fatta così, è un pennello molto molto fitto. Le setole sono morbide ma non troppo, secondo me può essere utilizzato per quei blush che non sono molto accesi e che vi aiutano appunto nella stesura. È abbastanza piatto e ha questo appunto questa forma molto molto particolare. Io gli facevo il filo da quando ero uscito, però non volevo spendere tutto il, diciamo, quanto costava. Ho preferito aspettare visto che adesso c'è il 50%. Della stessa collezione ho preso il mascara che non avevo preso e ne ho approfittato perché ho sentito dire che è simile a quello della Kiko Neo Noir, che io non ero riuscita a prendere ed ero molto curiosa di provare, quindi l'ho preso adesso che era scontato. Si chiama Mascara Effect Volume, è il Fall 2.0 mascara, ha 10 ml di prodotto all'interno e ha 6 mesi di PAO. Questo è così blu molto scuro, molto molto elegante. Lo scovolino, comunque uno scovolino che le setole è molto molto piccola, secondo me aiutano soprattutto per le ciglia, quelle molto più molto molto corte, anche quelle inferiori. È uno scovolino comunque in setole in silicone, sapete che mi piacciono tantissimo quelle in setole in silicone ed ero curiosissima di provarlo. Invece della collezione Candy Split, che è un'altra collezione che è al 50%, ho acquistato questa matita occhi che si chiama Candy Split Eye Pencil nella colorazione numero 01. Io avevo già acquistato un'altra di queste di un'altra colorazione, quindi ho voluto prendere anche questa. Comunque all'interno ci sono 0,3 grammi di prodotto e ha 6 mesi di PAO. Il packaging è fatto così, quella collezione tutta pucciosa, che aveva tanti prodotti, soprattutto degli accessori per il make-up, di cui io ne ho approfittato. Non avevo preso questa matita a prezzo intero, quindi l'ho presa adesso che era scontata, e la colorazione è questa. È appunto la colorazione numero 01, una colorazione rosata che mi piace tantissimo utilizzare perché sapete che la utilizzo sia come diciamo come matita, non so se la notate comunque questa colorazione qua, sia come matita per colorare la palpebra ma anche come riga di eyeliner, perché mi piace soprattutto quando ho un trucco un po' più leggermente più scuro utilizzare anche una matita più chiara per fare un po' da contrasto. Poi ho acquistato una palettina che si chiama Smart Cult Eyeshadow Palette, che è al 30% di sconto. Questa l'ho voluta prendere perché appunto anche questa volevo acquistarla da tempo, ma stavo aspettando una promozione. È la 02. All'interno ci sono 17 grammi di prodotto e ha comunque 12 mesi di PAO. È una palettina molto particolare, nel senso che è molto molto accesa, è metallizzata. Il packaging esterno è così, quindi è nero, tutto nero lucido, anche questo è abbastanza elegante. Questa la trovate comunque in linea permanente. Sono tutte scontate comunque al 30%, visto che ci sono molti prodotti scontati al 30% della linea permanente. Comunque ha uno specchio enorme e la palettina è questa qui. Quindi le colorazioni sono queste. Mi piaceva tantissimo, soprattutto perché sono colorazioni molto accese, metallizzate, anche se hanno tantissimi glitter all'interno. Adesso comunque farò gli swatch così vediamo insieme la pigmentazione. La prima fila è questa qui, quindi sono abbastanza pigmentati, anche se sono più glitterosi rispetto a quello che mi aspettavo, pur avendolo swatchato comunque in negozio, però ero molto curiosa perché sono comunque delle colorazioni, soprattutto questa mi piace tantissimo, sono delle colorazioni
che tendo a utilizzare e soprattutto è molto molto accesa e mi sto fissando con queste colorazioni, quindi l'ho presa per questo motivo. Invece la seconda fila è questa qui, quindi è un po' più diciamo pigmentata dell'altra. Mi piace tantissimo questa, che non so se riuscite a notarlo, che è un pescato quasi champagne. Mi piace tantissimo questa colorazione qui, che è molto particolare, però tendo a utilizzare. E queste due sono due colorazioni secondo me molto adatte a questo periodo, perché sono un viola scuro e un grigio molto intenso. E l'ultima fila è questa qui. Diciamo che sono secondo me degli ombretti da utilizzare sulla palpebra mobile, soprattutto al centro della palpebra per illuminare. Secondo me non si può fare un trucco completo con questa palette. È una palette che magari potete attingere appunto per il centro della palpebra oppure dei look un po' più particolari, ma che non vi basta per fare un look completo, e poi sicuramente non la porterò mai in viaggio per questo motivo. E della collezione che vi ho mostrato prima ho preso qui della FA 2.0 anche questa maschera, che in realtà avevo già preso a prezzo intero e che non avevo in realtà mai provato. Volevo provarla prima dei saldi, però alla fine non ce l'ho fatta, però l'ho voluta prendere perché costa solo 2 euro scontata. Si chiama Energizing and Anti-Fatigue Hydrogen Less Mask for the High Contour, quindi è una maschera solo per la parte, diciamo, sia per gli occhi e questa parte qui, diciamo, degli occhi per idrogenare, energizzare ed faticare, come c'è scritto qui. La proverò, perché sapete che sono fissata con queste maschere. Io ho acquistato tantissime maschere ultimamente, soprattutto queste fatte così e non quelle liquide o quelle dense, ma soprattutto queste che hanno le maschere quelle in tessuto, mi stanno piacendo tantissimo, quindi la proverò e vi farò sapere come mi trovo. In generale mi trovo benissimo con le maschere di Kiko. Sapete che ne ho acquistato tantissime quando c'era quella promozione che ne prendevate, se non sbaglio, 5 e una veniva gratis. Mi sono trovata bene, quindi sicuramente quando ci sarà qualche altra promozione ne acquisterò altre, soprattutto quando terminerò quelle che ho adesso, perché ne ho tantissime. Pensate che ne ho prese anche altre al DM, ne ho preso tantissime anche da Primark, da Sephora, in tantissimi negozi, e quindi alla fine adesso voglio un po' smaltirne prima di acquistarne altre. E l'ultimo prodotto che ho preso è questo rossetto qui, che l'ho preso appunto nel negozio più grande, che è di Kiko. È un rossetto, un Kiko, si chiama Kiko di Velvet Passion Matte Lipstick. All'interno ci sono 3,5 grammi di prodotto e ha 18 mesi di PAO. Qui dice: è un rossetto personalizzato, finish matte. E praticamente dice di togliere la lente trasparente e applicare il cappuccio. Praticamente ho acquistato il cappuccio da mettere sopra, che veniva gratis se voi prendevate un rossetto, oppure dovevate pagare 2 euro se volevate solo il cappuccio da poter mettere nei rossetti che avete già di Kiko. Comunque il kit è fatto così, quindi qua vedete c'è il rossetto. In realtà io il rossetto che, cioè il cappuccio che andava qui, ce l'ho in un'altra scatolina. Comunque è fatto così. Quindi il rossetto è questo. Qui c'è il cappuccio trasparente, che adesso sostituiremo insieme con il cappuccio che mi sono fatta personalizzare. E la colorazione è questa qui. C'erano parecchie colorazioni da poter scegliere, ho preso questa perché è una colorazione malva, che sapete che è quella che tendo a utilizzare di più, e sono quelle che mi piacciono di più appunto sulle labbra e che posso abbinare molto più facilmente e utilizzare tutti i giorni. Comunque la colorazione è questa, mi piace tantissimo e ne ho approfittata appena l'ho vista. E poi appunto il cappuccio è questo qui, si chiama Kiko di Velvet Passion. Io ho preso quello Strawberry Red Cup, che praticamente è il cappuccino, quello il cappuccio. Cioè, quello che dà sul rosso, sapete che rosso è il mio colore preferito. C'era molto carino anche quello che dava sull'arancione. In realtà li avrei voluti prendere tutti, molto probabilmente li prenderò man mano che vado a fare i viaggi che a Milano, li prenderò quasi tutti. Comunque era molto molto carino vedere anche come veniva creato il rossetto, perché c'è un robottino che vi disegna la frase che voi avete deciso di stampare. Potete scegliere qui sopra, io ho scelto questa frase qui con scritto Kiko Heart Milano, quindi Kiko Loves Milano, come volete chiamarlo. Ce n'erano tantissimi disegnini che potevate mettere, Friends Forever, oppure c'era Kiko e poi disegnato il Duomo di Milano, però mi piaceva tantissimo questa scritta qua. E poi qui ho fatto incidere Pinball's World, mi piaceva tantissimo l'idea che fosse inciso qui. Qui vedete il nome Kiko, non lo so, era la colorazione che mi piaceva di più, perché sapete che da sul rosso, il rosso è il mio colore preferito, però comunque potete scegliere, se non sbaglio, 5 o 6 colorazioni, e potete incidere anche
anche pennelli, anche altri diciamo oggetti. E comunque il cappuccio del rossetto è fatto così, sicuramente lo vedrò nella postazione, mi piace tantissimo anche l'idea che comunque è l'unico al mondo. E non lo so, fatemi sapere se voi avete già acquistato uno di questi rossetti così, Sì. siete fatti incidere la frase, quale frase vi siete fatti incidere. Se è piaciuto il video mettete mi piace e a presto, ciao!